Salve ragazzi, come state? Io sono Briller e visto che sono nel Colorado, che sapete ormai è lo stato migliore di tutti i 50 stati americani, adesso mi sto rendendo conto di delle cose diverse. Io ho vissuto in Italia, che ne so, da 2 anni e mezzo, quindi naturalmente mi sono abituato allo stile di vita italiano. E adesso vi posso dire qualche differenza, anzi qualche differenza grande che ho notato da quando sono nel Colorado. Quindi vediamo queste differenze e magari vi possono aprire il mondo per vedere e capire le differenze culturali tra l'America e l'Italia. Prima di iniziare però volevo anche dire che vivo a Roma in Italia e adesso sono in Colorado, quindi quello che sto percependo è più Colorado contro Roma che Italia contro Stati Uniti. Quindi sì, le percezioni non sono applicabili a tutto il paese. Comunque ragazzi, iniziamo. Quindi la prima differenza grande che ho notato sono gli orari e come viviamo in diverse ore durante il giorno. Ad esempio, in Colorado tendiamo a svegliarci molto presto, tipo le 6 o anche le 7, e poi andiamo a dormire abbastanza presto pure, sempre prima di mezzanotte, diciamo. Io sono un po' diverso perché, non lo so, vivo un po' più, sono più della notte. Comunque mia sorella, ad esempio, va a dormire tipo alle 9, e non sto esagerando. Però è anche vero che lei si sveglia molto presto, tipo alle 5. Quindi non sono soltanto le ore di svegliarsi e addormentarsi, ma anche tutto durante il giorno. Magari inizi a lavorare prima, tipo alle 8, e stacchi alle 4. Pranzi a mezzogiorno e ceni alle 6. Oddio! Cenare alle 6, siete matti! Funziona qui. In Colorado funziona. In Italia non funzionerebbe. Ma se mangiassimo alle 9 di sera qui sarebbe troppo tardi. Quindi a proposito di orari, andiamo alla seconda differenza abbastanza grande, che sarebbe la durata di un'uscita. Oppure, in altre parole, usciamo abbastanza presto. Se facciamo una serata fuori, magari in Italia puoi uscire anche alle 10, anche alle 11 o addirittura mezzanotte. Di solito qui, se vuoi fare una serata, se vuoi uscire, esci comunque prima. Ad esempio, le 7 di sera, addirittura le 6 di sera. E come dicevo, la durata è diversa. Se esci in Italia alle 8 di sera, probabilmente rimani fuori fino a 1, anche le 2 o le 3 se sei più giovane e vai in discoteca. Qui invece ho notato che pure quando vado a trovare gli amici, tendiamo a restare insieme poco tempo rispetto a quanto stiamo insieme in Italia. E questa cosa mi dispiace, perché se vado a trovare gli amici, voglio passare un po' più di tempo con loro, non soltanto 2 ore intorno al tavolo. E forse nel passato mi sono anche lamentato su quanto durano le uscite in Italia, perché sinceramente dopo un po' è faticoso parlare sempre in italiano per 7 ore intorno a quel tavolo, come se tutti i giorni fossero un matrimonio di famiglia e stai a quel tavolo e parli e parli e parli. Ma adesso sto pensando e sto riflettendo, forse alla fine quella cosa è bella perché stai più tempo con quelle persone, i tuoi cari. Mentre qui, quando finisce la cena, gli amici mi salutano e dico tipo: potete venire da me, oppure vogliamo andare da un'altra parte? A cui finora hanno quasi sempre risposto no, devo andare a casa o qualcosa del genere. Quindi mi dispiace che la durata è proprio breve e magari perdi qualche momento bello che avresti avuto con i tuoi amici. Allora, manteniamo sempre questo tema perché adesso andiamo alla terza differenza, che sarebbe semplicemente l'architettura e lo stile delle città. Non deve essere neanche una città grande, può essere anche un paesino o town, qualcosa di più piccolo. Però ho notato che in Italia, in quasi tutte le città o i paesini, puoi andare, puoi uscire e ti fai una passeggiata in centro
o intorno alla città. Se è un borgo, fai la passeggiata lì, quindi non serve fare niente, eppure è piacevole, perché ti godi l'atmosfera, ti piace la città, ci sono i negozi, ci sono i bar, e questo mi piace molto, perché crea un'opportunità di fare qualcosa di carino e divertente, senza spendere soldi e senza pianificare niente. Sai che puoi fare una passeggiata e stai a posto. Invece temo che negli Stati Uniti, soprattutto Denver, la mia città, se ci vai e ti vuoi fare una passeggiata, certo lo puoi fare, ma magari è meno piacevole perché la città è più grande ed è più aperta. Quindi se fai una passeggiata dovrai innanzitutto camminare tanto, poi due, non passerai tanti negozi. E non ci sono tipo i piccoli piaceri, tipo ci fermiamo qui per prendere un caffè, un euro. Semmai devi camminare tipo 500 metri per arrivare a Starbucks, che poi spendi 6 euro per un caffè. Quindi diciamo semplicemente che è più facile fare le cose semplici, i piccoli piaceri della vita in Italia. E purtroppo, se voglio farmi una passeggiata qui, lo posso fare, sì, ma sinceramente mi piace di meno. Non è così grave, ma è un bello dell'Italia, questo stile di città. Cammini, ci sono i palazzi, ci sono le piazze, che qui mancano sinceramente, quindi quella cosa non mi piace. Se ti vuoi divertire in America, di solito devi programmare questo posto e ci stiamo 2 ore e poi torniamo a casa, quindi è tutto diverso in questo senso. Forse è anche per questo che mi porta al numero 4, le macchine. È scontato, no? Però non sottovalutare la differenza nelle macchine. Sono sincero, ultimamente sto guidando la macchina di mia sorella, è tipo un Jeep Grand Cherokee 2020, fighissima, grande, va così liscio, le strade qui non hanno le buche, meno male. Quindi in compenso per la mancanza del bello di fare una passeggiata, meno male che qui le macchine secondo me sono più grandi, più belle e forti, puoi andare da A a B senza problemi, puoi parcheggiare, queste cose le sappiamo. Quindi quanto è facile muoversi è una grande differenza e fa tanta differenza nella tua vita quotidiana. Se è facile andare 10 miglia e ci vai in 10 minuti, sei molto contento. Invece a Roma, se vado 5 miglia e ci devo mettere comunque mezz'ora, può essere un po' frustrante a volte, magari bisogna avere tanta pazienza, ma le macchine americane, insomma ragazzi, mi piacciono molto. Allora, andiamo al numero 5, che sinceramente è probabilmente la differenza culturale più grande e più importante che c'è tra l'Italia e l'America, e sarebbe l'attenzione al cibo o i pasti che fai insieme con tutti quanti. Ho sempre detto, una delle cose che mi piace dell'Italia è quanto ci tenete al cibo. Non perché rende il cibo meglio, che tra l'altro il cibo italiano è uno dei migliori ed è buonissimo, lo sappiamo, ma più che altro perché ti fa restare in famiglia oppure con i tuoi cari, quindi ti diverti molto, perché anzi non so se tutti si divertono. Comunque è qualcosa da fare, è un evento. È un evento che in America ci teniamo molto di meno, tipo non ce ne frega. Magari sì, non dico che non ceniamo mai insieme, anzi soprattutto in questa casa, perché adesso sto da mia sorella, con lei, suo marito e il mio nipotino, mangiamo quasi sempre cena insieme. Ma so la verità, e so che tantissime famiglie non cenano insieme, non c'è quel orario in cui guardi l'orologio e dici adesso è ora di cena, mamma ha fatto questo o nonna ha fatto questo, adesso ci sediamo e mangiamo. Quella cosa purtroppo in America non esiste così spesso, mentre in Italia, non sempre ovviamente, ma è più comune. E non lo so, semplicemente mi piace perché è qualcosa da fare, qualcosa che puoi apprezzare. Come accennavo prima, tipo la qualità del cibo ci tenete moltissimo. Gli americani sono molto più pigri,
col prepararsi, che ne so, un panino al volo così, o qualcosa nel microonde 30 secondi e poi mangi da solo sul divano. Quello è la realtà del mangiare in America, che può essere anche bello in certi contesti. Non mi manca dover pranzare ogni giorno mentre sto lavorando, preferisco pranzare al volo mentre sto lavorando, quindi pro e contro, ma tutto sommato mi piace questa cosa dell'Italia. Andiamo all'ultima cosa a cui ho pensato, la sesta differenza culturale. La sesta differenza culturale, devo sottolineare un'altra volta che sono nel Colorado, che è famoso per il suo aria aperta, per il suo fuori, le montagne, sciare, trekking, campeggio. Diciamo che in Colorado c'è una grandissima cultura di outdoors culture. Spesso vedi gente vestito da tipo trekking con gli stivali e i vestiti tipo da fitness per fare un esercizio, un allenamento del genere. Si vede che qui in Colorado, che è tra l'altro lo stato più magro come abbiamo visto nell'ultimo video, è lo stato meno obeso, ci piace stare fuori e tutti dicono tipo i miei hobby sono hiking, skiing and camping. È tipo questo mondo qui in Colorado è un mondo del outdoors. Anche per questo ve lo consiglio, se volete mai venire in America e cercate un posto per la natura, Colorado non vi deluderà. Mentre, non lo so, a Roma, e questo secondo me è normale, non ci si pensa così tanto, non è tipo andiamo in campeggio. Certo, si fa, si va al lago, si va a sciare da qualche parte. Qui è una grande, grande parte della cultura. Mi piace, sì, non sono un grandissimo fan del fuori, cioè mi piace fare hiking, trekking, tutto quanto, ma mi piacciono anche le città, la vita urbana, che in Colorado non ce n'è tantissima a parte Denver, diciamo. Quindi ragazzi, spero comunque che abbiate visto e capito qualche differenza. Pensate alla vita di un americano e paragonatela alla vita di un italiano. Differenze ci sono, secondo me, sono cose interessanti. Quindi spero che vi sia piaciuto questo video. Ragazzi, iscrivetevi al mio canale se vi piacciono questi contenuti e mettete like, commentate, mi aiuta, mi fa crescere il canale. Una cosa che sto cercando di fare. Quindi ci fermiamo qui e ragazzi, se vediamo alla prossima, ok? Peace!